una squadra molto versatile e soprattutto molto esperta. Ha giocatori di grande esperienza, sia i giocatori americani che i giocatori turchi, e soprattutto ha parecchi giocatori che sanno giocare in più ruoli, e quindi questo li rende una squadra, come vi dicevo, particolarmente versatile, che può cambiare pelle da una partita all'altra, che crea situazioni tattiche che possono essere difficili da leggere e che dovremmo essere bravi a interpretare, sfruttando anche noi la versatilità di qualcuno dei nostri giocatori. Qualunque tipo di tattica va dosata, nel senso che essere troppo aggressivi potrebbe aprire per loro dei varchi di lettura importanti e facili da sfruttare, così come essere troppo remissivi potrebbe metterli in ritmo. Quindi io credo che dovremmo giocare una partita corta, ma soprattutto dovremmo essere in grado di cambiare nell'arco della partita fra l'aggressività e il contenimento a seconda di come si mette la partita. Hanno, diciamo, due stelle, sono Calloway, che è un giocatore con passaporto bulgaro però fondamentalmente americano, è un 1-2, un giocatore con la palla in mano che riesce a creare per sé e per gli altri, e poi hanno Williams, che è un 4, è un giocatore esperto con passato anche NBA, sopra i 30 anni, è un buon giocatore. Inoltre affiancherei anche Rautins, che è una guardia conosciuta qua a Varese, un tiratore da uscita blocchi, e fondamentalmente come attaccanti hanno questi tre giocatori. Poi hanno dei giocatori turchi solidi, un'ala e roll, e due slavi, di cui uno naturalizzato, che sono i due cambi dei lunghi, giocatori che giocano fronte a canestro, molto solidi in difesa e che sugli scarichi, sui pop, tirano molto bene. Quindi una squadra di molti americani. E infine un giocatore jolly che conoscevamo dai tempi di Venezia dell'anno scorso, Stone, che può giocare 1, 2, 3, 4, porta la palla, l'occorrenza gioca a guardia, difende, spinge il contropiede, quindi un all around lo definirei. Quindi insomma una squadra da prendere con le pinze, che è a nona nel campionato turco, un campionato di ottimo livello, lo vediamo con Fenerbahce e Ulker che dominano l'Eurolega, e quindi sarà importante imporre il nostro gioco qui in casa, insomma.